siamo al bagno Kiribati. Partirei da questo titolo, Romagna, che gente che ama ospitare e coltivare turismo così. Vi voglio dire che potremmo qui veramente aggiungere quella parolina, trattino Emilia, trattino Romagna. Sabrina con Tommy sono due modenesi che abbiamo la fortuna di averli qui in Romagna, perché sono veramente nostri cugini, perché quando si dice Emilia Romagna siamo tutti cugini, ma loro hanno preso questa ospitalità, la loro trasmissione che fanno, lei organizza tutto qui in spiaggia. E allora lascio la parola a lei per dire un po' come l'organizzazione degli EPBio, ma anche cosa stanno preparando e cosa stanno facendo nel loro stabilimento. Sì, grazie Fausto. Sì, dall'Emilia siamo arrivati qua e abbiamo portato un po' della nostra Emilia qua in Romagna. Infatti proponiamo a volte delle ottime cene a base di tigelle e gnocco fritto con i nostri prodotti tipici, l'acqua gym che si fa tutte le mattine alle 10:40, che è un appuntamento fisso del Kiribati, quindi sempre benessere e salute, tanti pranzi, feste. Dai, il cliente qua si sente a casa sua e direi che anche la frutta è presente, ci sta benissimo, perché è una cosa naturale, è una vitamina ed è una benzina naturale e ci permette di fare meglio tutte le attività sportive che si possono fare qua al Kiribati. Allora direi frutta bio sempre e in particolare qui al Kiribati, perché poi dopo la ginnastica un po' di frutta ci vuole veramente. Naturalmente parlare di mare d'entroterra, dei borghi dell'entroterra e delle manifestazioni che si fanno in autunno non può mancare l'Umpi. E l'Umpi è anche perché uno è parte del progetto, quindi è un sostenitore del progetto, e perché assieme a loro poi si lancia questo messaggio che quando arriva la stagione inoltrata, che qui si chiude, ecco, ci trasferiamo tutti nei borghi. Sì, siamo presenti qui al mare per promuovere e pubblicizzare le nostre iniziative d'autunno e tutto nel territorio della provincia di Forlì-Cesena.